teggi insieme a lui se non hai il tele. Allora partiamo da questa sequenza. Enea conforta i compagni. Avevamo visto la volta scorsa che sono arrivati, sono sbarcati, hanno fatto un po' di caccia, hanno un cervo per ogni nave e adesso si metteranno a mangiare, evidentemente. Prego. Che significa confortare? Confortare vuol dire dare forza agli altri, cioè rafforzare quando uno è scoraggiato, triste. Loro sono molto scoraggiati perché hanno perso varie navi, non sappiamo ancora quante, cioè mancano parecchi compagni e quindi sono molto dispiaciuti, anche perché sembrava che fosse finita l'avventura e che stessero arrivando finalmente, stessero navigando per arrivare in Italia, e invece succede che c'è la bufera e sono andati a finire in Africa, in Libia. Allora raggiunge il porto e spartisce fra tutti i compagni, poi divide il vino che l'ottimo Aceste noi non lo conosciamo ancora, ma ci viene nominato qui. Aceste era il re, era un altro troiano che era re di Segesta, non di Segesta, scusate, di Trepano, che adesso è Trapani. Loro erano stati ospiti di Aceste a Trapani e da qui erano partiti per andare verso l'Italia e invece erano stati buttati dai venti in Libia. Aceste aveva donato loro del vino siciliano, che era già un vino buonissimo, molto dolce, come Marsala, quella è la zona di Marsala proprio. Quindi era un vino di quel tipo. Aveva versato negli orci sulla riva Trinacria e donato ai partenti l'eroe. E parlando lenisce gli animi afflitti, cioè Enea adesso sta parlando e dice lenisce, i lenitivi che si mettevano una volta sulle ferite, si mettono ancora, sono quelle creme che tolgono un po' il dolore. Però lui non è che mette la crema, ma col suo discorso cerca di calmare il dolore che hanno i troiani che hanno appena finito il naufragio. Compagni, dice, poiché conosciamo le passate sventure, voi che ne avete sofferte altre peggiori, un Dio esaurirà anche queste. Cioè, non è la prima volta che abbiamo dei guai e vi ricordate che ne abbiamo superati. Allora, qualche divinità ci aiuterà a superare anche questi guai. E adesso ricordo alcuni guai che poi ci verranno raccontati più avanti. Sfidaste la furia di Scilla e gli scogli del cupo fragore. Sottolineatelo, la furia di Scilla. Scilla, bravo, spiega chi era. Scilla era un mostro a tre teste in cui... che stava qui. Sì, in mezzo alla Galabria, che in realtà non era un mostro. Le belle rocce assomigliavano a un mostro. Era una riffa che è stata trasformata da... in un mostro e di solito aggrediva i naviganti. Scilla e Cariddi erano i due mostri che presidiavano lo stretto di Messina. Lo stretto di Messina si chiamava Scilla e Cariddi. Sì, Cariddi era un mostro che stava sotto l'acqua. Bravo. E era enorme. Sì. Inghiottiva tutto, cioè faceva un gorgo perché varie volte al giorno inghiottiva l'acqua e poi la risputava fuori. Allora, questo era il modo che avevano mitologico di spiegare le correnti, perché chiaramente sullo stretto ci sono correnti che vanno da una parte e dall'altra. Dice, ma perché il mare va qui? E c'è un mostro sotto che una volta beve e una volta sputa fuori l'acqua. Ma dove stiamo? E gli scotti al 200, verso 200 proprio. Abbiamo sottolineato la furia di Scilla. E gli scogli dal cupo fragore, e provaste le rupi ciclopiche, cioè siete passati attraverso il regno dei ciclopi, di cui poi parleremo, i ciclopi, con un occhio solo. Rinfrancate gli animi, scacciate il mesto timore, e qui c'è un verso che va sottolineato, per quello che poi dirò. Forse, a 202, un giorno vi sarà dolce ricordare le presenti vicende. Allora, al verso 203 in latino, dopo la prima parola, sottolineate il resto. Forsa ne te olim
Meminisse iuvabit. Forsan et haec, che si legge hec, olim meminisse iuvabit. Cioè un giorno forse vi piacerà ricordare questo momento drammatico che stiamo vivendo, perché lo avete superato. Questo verso è famoso, ma poi ve lo spiegherò, è stato citato da Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che adesso è diventato un personaggio non molto amato da molti, perché si è capito che poi Facebook vendeva i dati, c'è soltanto tutti vari scandali. 2 anni fa, quando non era ancora successo questo scandalo, Mark Zuckerberg è venuto a Roma e ha fatto una conferenza alla LUIS, che è l'università di economia. Ha fatto una conferenza in inglese citando a memoria dei versi dell'Eneide in latino, tra cui questo qui. Dice: ma voi vi rendete conto che avete un poema di uno che è un grande imprenditore? Perché uno che nel disastro di un naufragio riesce a dire ai suoi uomini: pensate a quante ne abbiamo già passate, e un giorno probabilmente vi piacerà ricordare questo è veramente un grande imprenditore. L'ha citato a memoria, forse ne te colim meminisse iuvabit. Non so quanti della LUIS avessero letto l'Eneide, tanto meno in latino, e quindi forse hanno fatto la figura un po' così. Noi, quell'anno lì, che poi era l'anno di questa classe qui, che adesso è la terza media, molti hanno scelto come verso, perché l'abbiamo fatto poi a marzo, e le epigrafi, hanno fatto come epigrafe proprio questo verso qui: forse ne te colim meminisse iuvabit, forse un giorno ci piacerà ricordare anche questi momenti difficili che stiamo vivendo. Prego. Benissimo, perché la LUIS è l'università economica più importante di Roma, e quindi gli ospiti più importanti spesso vanno alla LUIS a parlare. Il lavoro, e qualche volta sarà andato anche da lui a spiegare quello. Benissimo. Perché è un'università prestigiosa, importante, dove vanno persone. Sì, bene, allora riprende il discorso, cioè continua il discorso. Enea non è che ha fatto tutte queste storie che abbiamo fatto noi su Zucchero. Per vari casi, per tanti rischi di eventi, tendiamo nel Lazio, laddove i fatti ci mostrano segni tranquille. Là è stabilito che il regno di Troia risorga. Resistete e servatevi alla fortuna. Sottolineiamo anche quest'ultimo verso, perché questi sono diventati dei proverbi molto usati dai romani. Questo è tutto il verso 207. Durate et vosmet rebus servate secundis. Il verso 207. Durate vuol dire resistete e servatevi alla fortuna, e conservatevi per i momenti buoni. Dice così, questo è molto bello, perché dice così Enea, e cioè dice forza, coraggio, cioè, ma adesso si trova lì dentro, aveva un magone, aveva un dispiacere perché era molto preoccupato, però siccome il capo non vuole scoraggiare ulteriormente i suoi uomini, quindi li incoraggia, anche se dentro è preoccupatissimo. Dice così e affranto da gravi pensieri, simula speranza in volto, preme in cuore profondo dolore. Quelli si accingono alla preda e al pasto imminente. Adesso preparano la grigliata, perché avevano i cervi, li hanno macellati, e sono tanti, cioè ogni cervo serve per 200 persone più o meno, per la misura cardinale. Sì, c'erano tante persone. Poi lo leggeremo. Cosa? Quelli si strappano le terre dal costato, mettono a nudo le viscere, alcuni le tagliano in pezzi, le infiggono tremolanti agli spiedi, cioè preparano
quello che chiameremo proprio la grigliata, gli spiedini da mettere a fuoco. Altri collocano caldaie sulla riva, provvedono al fuoco, una parte della casa fanno bollire anche. Poi ristornano le forze col vitto, cibo, e sparsi per l'erba si saziano di vecchio bacco. Cos'è vecchio bacco? Ovviamente non è il vino. Il vino è una metafora del dio per dire il vino. E di grassa selvaggina. Dopo che fu spenta la fame dai cibi e allontanate le mense, con lungo discorrere rievocano i compagni perduti, esitanti tra la speranza e il timore, o che li credano in vita, o che soffrano la morte, e sebbene chiamati non odano. Quindi ne mancano parecchi, noi non sappiamo ancora quanti, tra poco lo sapremo. Soprattutto il pio Enea tra sé compiange la perdita ora del fiero Oronte, ora di Amico, e il crudele fato di Lico, e il forte Gia e il forte Cloanto, questi sono i nomi di quelli che lui aveva più in mente. Diceva, non vorrei però aver perso tutti questi uomini così in gamba. E già erano alla fine del banchetto, quando Giove dall'alto etere, qui siamo a 222, ecco, adesso cambia scena, cioè ci ha raccontato quello che stanno facendo loro, adesso si vede cosa succede tra gli dèi. Giove dall'alto etere, guardando il mare sorvolato da vele, le terre estese, le rive, gli ampi popoli, così sulla vetta del cielo ristette, e fissò lo sguardo sui regni di Libia. Giove sta guardando tutto il Mediterraneo, a un certo punto guarda un po' bene e vede che lì sta succedendo qualcosa. C'è della gente che forse non dovrebbe stare lì. A lui che agitava in cuore tali pensieri, afflitta e soffusa gli occhi splendenti di lacrime, Venere parla. Siamo a pagina 15. O tu che arriva Venere, figlia Giove. Lacrime, sì, questo scrive sempre lacrime. È una scrittura fortina. Sì. Perché si dice lacrime? Stiamo dicendo, è un modo un po' più vecchio di scrivere. Modi. Noi adesso preferiamo scrivere lacrime, però esiste anche questa possibilità. Allora, vede, va da Giove e dice: o tu che reggi le sorti degli uomini e degli dèi con eterni comandi e atterrisci col fulmine, che cosa il mio Enea poté commettere di tanto grave contro di te? Che cosa i troiani, ai quali a causa dell'Italia si chiude il mondo intero dopo aver sofferto tante sventure? Dice, ma perché succedono tutti questi guai a mio figlio e ai suoi compagni troiani e non riescono ad arrivare in Italia? Hai promesso con certezza che un giorno, col volgere degli anni, da qui verranno condottieri romani dal sangue di Teucro tornato all'origine, quali con pieno dominio terranno il mare e la terra. Giove l'ha già detto, questi erano i fati di Giove, le cose che Giove aveva deciso, detto, dichiarato. Dice, tu hai dichiarato che succederà così. Quale intenzione, o padre, ti fa mutare? Cioè, come mai è cambiato questo progetto? Com'è possibile che sia cambiato il fatto? Con ciò mi consolavo infatti della caduta di Troia e delle tristi rovine, compensando i fatti avversi coi fatti. Ora la medesima sorte perseguita uomini travagliati da tante sventure. Adesso invece sembra che sia finito tutto male. E adesso racconta delle storie. Dice, ma qui altri hanno avuto dei risultati migliori. Per esempio, Antenore, che è un altro troiano. Scusate. Aprilo e così non cade. Era un altro troiano che era riuscito a tornare a casa. Era tornato a Padova, anzi era arrivato nella zona dei suoi antenati e aveva fondato la città di Padova. Adesso dobbiamo sottolineare. Antenore, o grande re, scusate, quale fine assegna ai travagli? Antenore poté, sfuggito agli Achivi, penetrare sicuro nei golfi libici e nei più interni regni dei Liburni, oltrepassare la fonte del Timavo, da dove per nove bocche con vasto fragore fluisce una dirotta marea, allarga i campi con flutto scrosciante. Qui fa delle descrizioni dei fiumi, ma adesso non ci interessano. Qui tuttavia